3, 2, 1, adesso si sta registrando voce e video, ok. Conto da 10 a 1 e tu senti che il tuo corpo si rilassa. Dieci. Si rilassa ad ogni respiro. Senti che il tuo corpo si appesantisce ad ogni mia parola. Lentamente. Nove. Senti i tuoi piedi pesanti che sprofondano. Senti questa pesantezza che arriva alle tue ginocchia. Senti i polpacci, le ginocchia pesanti. Questa pesantezza che riempie completamente le tue cosce fino al bacino e senti le tue dame pesanti, le senti sprofondare. Sempre più giù. Sei pesa. Cinque. Anche la tua schiena sprofonda, pesante. Anche il tuo ventre sprofonda, pesante. Tue spalle profonda. Le tue braccia sprofondano. Testa pesante, sprofonda.
Adesso conto da 1 a 3. Mentre conto, tu ti connetti mentalmente con una donna da poco defunta che ha scritto dei libri, di cui ne sto leggendo uno attualmente. Questa donna si chiama Dolores Cannon. Cercala, chiamala e quando senti di essere connessa con lei, mi avvisi. Vedo una donna. Come la vedi? Mi dice che non potrà tenersi molto tempo, però. Un Più o meno quanto tempo terrestre può stare? quarto d'ora. Va bene. E lei mi conosce? Sa chi sono io? Sa che la stai cercando. Sa di cosa mi occupo? Sta guardando adesso, non precisamente. Perché non può stare più di un quarto d'ora? Perché deve completare un compito, mi dice. Posso sapere di quale compito si tratta? Ha una sorella, credo, ancora in vita e deve aiutarla in una circostanza. Al momento della sua morte, cosa ha visto? O meglio, cosa vede? Dove sta? Si è aperto per lei un fascio di luce, inaspettato da parte sua. E? Ha trovato attorno a sé tantissimi spiriti che le girovagavano intorno, qualche alieno. Lei conosce gli alieni? Prima Adesso sì. li conosceva, quando era in vita? Non così da vicino. Cosa sapeva degli alieni quando ancora era in vita? Sapevo che poteva esserci una collaborazione fattiva e adesso ne è certa. Come sono questi alieni che vede adesso? Ce ne sono tanti tipi, mi dice. Lei sta collaborando con loro? Qualcuno sorridendo dice anche un po' di umanità. Non esistono solo alieni che studiano e che ci studiano. Adesso so che esistono anche alieni con i quali si può collaborare in una maniera pulita. Quando era in vita collaborava con alieni, di cui adesso si è resa conto che non era come pensava? Ci Sì. può fare un esempio reale?
parlato telepaticamente in vita e nei miei sogni con degli esseri non umani che mi hanno dato notizie e informazioni. Sono Talvolta consigli. Sì, queste rivelazioni sono poi state confermate dopo la morte. una buona parte no. Una buona parte no. E quali sono queste notizie non confermate? Mi hanno usata, dice, per Dille. divulgare ciò che volevano si divulgasse. Mi puoi dire cosa volevano che si divulgasse? Che sono molto informati, che sono molto precisi, che sanno più di noi, che ci studiano. Spesso non ci studiano, ci usano. E tu lo sapevi questo, Dolores? Che ci usavano? Però sapevi che ci studiavano? Sì. E per cosa ci studiavano? Ci sono diverse branche. Scusami, vai. Alcune tendono a voler entrare in noi, aspirano a vivere le nostre vite, quindi ci seguono e aspettano la morte del corpo. Per poterci accattivare e manovrare. Tu sei stata usata appena morta, Dolores? Manipolata? Mi è stato proposto Tu hai capito che... Per collaborare cosa? per un progetto di estrema importanza. È Quale? vicino a me, la sento. Come la senti a livello di vibrazioni? Sento tutti i brividi, si sta avvicinando ai piedi, ho le lacrime agli occhi, non mi dà fastidio. Bene, perché ha le lacrime agli occhi? Chiediglielo. Non lo perché siamo vicine come vibrazione e io la riconosco come una uguale a me o simile. Adesso che si è avvicinata, lei non è... Stava dicendo qualcosa su un progetto, di cosa stava parlando? Di cosa le è stato proposto e di quali sono. E cosa dice? Cosa le è stato proposto? Lei ha in vita rappresentato un ponte, un arcobaleno, un congiungimento tra quello che può essere il limite umano che avvicina noi umani agli extraterrestri e viceversa. Ha fatto un po' da congiunzione. Se tu in questo momento ritornassi in vita qui sulla Terra, scriveresti allo stesso modo i libri che hai scritto? In parte. Quali libri cambieresti o quale parte di essi? La parte descrittiva e motivazionale che credevo appartenesse agli extraterrestri.
Ci vuoi dire cosa scriveresti oggi su questi extraterrestri? È possibile colloquiarci. Hanno dei loro limiti e anche delle fragilità costruttive di organismo. Hai parlato di uso, hai parlato che alcuni extraterrestri ci usano. Questo lo avevi scritto nei tuoi libri, lo sapevi? Lo immaginavo, non sempre l'ho esplicitato. A quale razza di extraterrestri ti riferisci? Mi riferisco quando dico cosa? A quale razza di extraterrestri ti riferisci quando parli di loro? Nei miei libri o adesso. Nei tuoi libri. E adesso pure. Adesso ne conosco diversi e ho capito che anche loro hanno dei livelli di purezza. Anche loro si evolvono. E con loro evolversi muta il loro organismo, la loro struttura e il loro modo di pensare. Tu, Dolores, non hai mai parlato, non hai mai usato, credo, non so se mi sbaglio, la parola rettiliano. Oggi la useresti se tornassi indietro? Sì, Perché? perché adesso li vedo. Prima non li vedevi? Perché non li vedevi? Non li vedevo perché nel mio progetto e nel mio pensiero non volevano entrarci e non erano compresi. Quindi è stata una decisione tua non vederli inconscia. Se Sì. tornassi indietro oggi, li vedresti e scriveresti di loro? Ci sono, sì. So. Cosa fanno? Sono quelli di cui. Sono uno dei ranghi intermedi, non molto puliti, non lavorano in maniera pulita. Tu hai parlato che sei stata ingannata. Te Sì. ne sei resa conto dopo la morte? Sì. E in vita. O meglio, appena ho lasciato la vita terrena. Sei accorta di essere stata ingannata dopo la morte? Sì, appena morta. Perché Come hai fatto ad accorgertene? li ho trovati lì. Ho Chi hai trovato lì? trovato lì degli esseri che si sono presentati a me senza troppi fronzoli né troppe cerimonie. Di quali esseri stai parlando? Questi esseri extraterrestri, Pare ne dei avevo rettili. lì, sì, ne avevo lì di tutte le misure, di tutti i tipi. Erano una flotta. Forma avevano? Ce n'erano di tutti, dalle evoluzioni più basse a quelle più alte. E perché stavano lì ad aspettarti? Perché io avevo citato gran parte di loro e loro sono venuti a convincermi a seguirli, perché io ho avuto molto interesse per loro. Tu li hai seguiti? Perché? No, perché mi ero accorta che non tutto quello che avevo detto era come rispondente a quello che stavo vedendo. Non mi sono mai fidata di loro. C'è qualcuno sulla Terra che sta portando avanti il tuo lavoro?
Molti studiano, ma non fanno uno studio col cuore, con la mente, col pensiero. Si fermano ai libri, ai dati di fatto. E questo è un limite. C'è qualcosa che vorresti dire a chi sta seguendo i tuoi metodi, i tuoi libri? Prendetene la parte essenziale, non quella peculiare. Che consiglio daresti a chi vorrebbe scrivere un libro sopra questi temi? Di affidarsi anche un po' all'istinto e di non chiudersi nella certezza della conoscenza. La conoscenza non ha limiti, in qualsiasi maniera venga appresa, a volte è anche più pura dei dati certi. In qualche libro è scritto di qualche abduction, esseri extraterrestri che prelevavano, non ho meglio capito nei tuoi libri se in forma fisica o in forma astrale, delle persone, per inserirle nei dispositivi. Dicevi che questi dispositivi aiutavano, avrebbero aiutato all'evoluzione dell'uomo. Cosa mi dici adesso? Che sono ibridi. Cioè, ti puoi spiegare meglio? Ci sono dei dispositivi, delle reincarnazioni di esseri ibridati. Esistono dei dispositivi che durante la vita spirituale vengono impiantati negli spiriti, dispositivi extraterrestri. E poi questi spiriti vengono costretti a reincarnarsi Perché vengono costretti a reincarnarsi? per testarli. Loro potrebbero rifiutarsi, gli spiriti. Nel momento in cui accettano l'ibridazione, dopo non possono più rifiutarsi. E come possono rifiutare? Devono rifiutare a monte. Secondo te, adesso, da quel punto, da quel luogo, da C'è dove... sofferenza in questo, negli impianti. Tu scrivevi di sofferenza o di benessere in questi impianti? Di benessere, ma adesso so che non è così. C'è sofferenza nell'impianto. C'è qualcosa che vorresti dire circa questo tema? L'impianto, quando viene innestato, crea dolore. Quando si rinasce impiantati ed ibridati, con le sonde è possibile eliminare una parte delle sofferenze, perché se il corpo si deteriorasse a livello spirituale e anche a livello materiale, potrebbe portare alla fine del processo vitale. Quindi vengono inibiti dei processi, ma il sistema non è perfetto. Perché l'essere umano accetta di essere impiantato, consciamente o inconsciamente? Perché viene investito di sentimenti umanitari, viene eletto eroe, a salvatore dell'umanità. No. Tu sei stata una di queste? Dici che sei stata ingannata perché volevano che portassi un messaggio sulla Terra, un messaggio che poi non si è rivelato vero, è così? Qual Sì. è questo messaggio? Il messaggio attraverso il quale ho passato la notizia che loro potevano anche farci del bene. Ascolta,
Tu stai seguendo il lavoro di tua figlia sulla Terra? Cerco di darle quel che posso, ma mi viene debitamente impedito Da chi? da loro. Da loro Non chi? vogliono che la influenzi. Loro chi? Come che gli extraterrestri, Quali extraterrestri? Ce ne sono gli tanti. umanoidi. Quelli che ti hanno ingannato? Non sono solo quelli. Tua figlia sta portando avanti il tuo messaggio, quello che hai scritto quando eri in vita sulla Terra. Vorresti lasciargli un messaggio adesso? Vada a ciò che senti, cercherò di passarti le mie notizie, cercherò di sussurrartele, è l'unico modo che ho per avvicinarmi a te. Vada a ciò che senti, sono i miei messaggi. Devo andare. Grazie, possiamo ricontattarti in futuro? Certamente. Grazie, ciao. Quando è andata via completamente Barbara, dimmelo. Non la vedo già più. Grandissimo Come ti senti Barbara? mal di testa. Adesso io passo le mie mani sulla tua testa, accarezzo la tua testa con le mie mani. Senti le mie mani che passano sulla tua testa, che accarezzano i tuoi capelli e che portano via il mal di testa. Me lo porto via, me lo sto portando via, me lo sono già portato via, non hai più mal di testa. Come ti senti adesso? Meglio. Un po' meglio, no? Mal di testa più o meno? Molto meno. Ok, il corpo come lo senti? Bene, Particolarmente addormentato. adesso io conto da 1 a 5 e mentre conto tu rientri completamente nel tuo corpo e il tuo corpo si alleggerisce sempre di più, fino al numero 5 quando sarai completamente reincorporata. 1, comincia a reincorporarti così, senti il tuo corpo alleggerirsi e lo senti alleggerirsi dai piedi. Adesso i tuoi piedi sono leggeri, anche i tuoi polpacci sono leggeri, questa leggerezza comincia a passare per le ginocchia, per le cosce e per il bacino. Adesso senti le tue gambe leggere, le senti come se volassero, senti questa meravigliosa sensazione di libertà nelle tue gambe. 3, anche la tua schiena si alleggerisce. Muscolo dopo muscolo e sente alleggerirsi anche il tuo addome e anche il tuo petto e le spalle. 4, anche le braccia e le mani si fanno leggere, il collo, la nuca, il volto e la testa. Adesso sei completamente leggera, senza nessun dolore, nessuna stanchezza, nessun indolenzimento. Senti una sensazione di benessere lungo tutto il corpo che ti riempie, ti avvolge e senti una sensazione di benessere, di pace, di tranquillità, tutto attorno a te, dentro di te. Ti senti bene, forte, energica, libera, leggera. 5. Puoi aprire gli occhi. Sono. Come ti senti? Che è un po' rincoglionita, no? Molto. È stata una canalizzazione profonda, ma era dovuta, dovevo farla. Dovevamo. Formicolio ancora presente quando si addormentano le mani o le gambe. Tu conoscevi Dolores Cannon? Mai sentito parlare di lei? Mai assolutamente. Per questo ti ho scelto, anzi se puoi non cercare niente su di lei, meglio, finché continueremo ad avere dei contatti con lei.
Puoi accendere la luce perché non vedo, non so con chi sto Sì, parlando. questo ti volevo dire, aspetta, non sono lei, sono tornata io, aspetta. Bene. Spero di esserti stata utile. Moltissimo. Moltissimo. Poi ti parlerò di lei. Per No, no, vabbè, non dirmi nulla, preferisco. adesso non ti dico niente. Ok. Come ti senti? Stanca un pochino, eh? Adesso riposa, è normale, dopo una canalizzazione così è normale. Anzi, lei è andata via perché c'era di stare poco, ma se non fosse andata via lei, l'avrei mandata via io perché già No, l'ho sentita proprio tanto. eri troppo, la canalizzavi troppo. Sei arrivato a un punto in cui parlavi così lenta, non hai più forze fisiche né mentali. Vabbè, non me ne accorgo, E come quindi l'hai sentita bene come presenza, no? Come vibrazione. ok. Sì, decisamente. Se ci penso mi fa anche tenerezza. A volte non so perché, ma ho come la sensazione quando trovo alcuni spiriti, mi è capitato pochissime volte. Come se mi sentissi a casa. Non lo so perché, ma ho questa sensazione. Va bene, la pubblichiamo? Ma figurati, fai te. Adesso vediamo se la pubblichiamo, dai. Fai Ok, te. ci vediamo più tardi per una sessione alle 10. Ok. Grazie. Un bacio. Ciao. Ciao.